La biblioteca della Facoltà Teologica di Palermo, che è anche biblioteca centrale per le chiese di Sicilia, si imposta nell'antico Seminarium Clericorum, grande edificio che venne promosso, la cui costruzione venne promossa dall'arcivescovo Cesare Marullo nel 1583. Il progetto è dell'architetto Giorgio Di Faccio e la struttura era già terminata nel 1591. Il grande portale è monumentalizzato dalla presenza di un cartiglio, scolpito dallo scultore Vincenzo Gaggini tra il 1585 e il 1586. Il cartiglio, che reca l'iscrizione Seminarium Clericorum, si svolge tra le mani di due angioletti, di due raffinati puttini. Il complesso architettonico si insedia su un sito che è una vera e propria area archeologica dell'antica Panormus. La biblioteca della Facoltà Teologica di Palermo è stata istituita nel 1981 dal cardinale Salvatore Pappalardo. Oggi porta il nome di Monsignor Cataldonaro, che è stato preside della Facoltà Teologica e illustre studioso di storia della Chiesa, nonché arcivescovo di Monreale. Proprio sotto la sua presidenza, la biblioteca è stata sostenuta è ampliata in tutte le sue collezioni, sia quelle storiche, sia quelle che tuttora vengono acquistate e che continuano a costituire il patrimonio forte di questa biblioteca. Le materie che vengono studiate in facoltà ovviamente costituiscono il punto di riferimento per selezionare l'orientamento per gli incrementi della biblioteca. Il patrimonio della biblioteca oggi consta di circa 168.000 pubblicazioni in continuo aggiornamento, in continuo aumento. Le pubblicazioni hanno vari argomenti e sono soprattutto legate alle materie che ovviamente sono insegnate in facoltà e in istituto di scienze religiose. E gli studi specialistici, infatti, sono inerenti soprattutto alla teologia, filosofia e scienze umane, scienze bibliche, patristica, filologia, liturgia, storia del cristianesimo, ma anche storia delle religioni e dei movimenti religiosi, archeologia e arte cristiana, diritto canonico, storia della Chiesa antica e moderna, con particolare riguardo alla Sicilia. La biblioteca, oltre all'antico tradizionale catalogo cartaceo, dispone anche di un aggiornatissimo catalogo informatizzato, che ormai ha sostituito l'antico cartaceo. Il catalogo è consultabile online in qualunque momento, anche da casa propria, attraverso il portale della biblioteca stessa, che fornisce anche tutte le informazioni che sono possibili, da ricercare nel nostro patrimonio. La biblioteca anche ha realizzato convenzioni e scambi bibliografici e culturali con istituzioni civili ed ecclesiastiche, nazionali e internazionali. Partecipa anche a grossi progetti digitali ed è una biblioteca contemporanea, cioè una biblioteca che offre ai propri utenti anche una serie di strumenti informatici e digitali i più aggiornati e i più interessanti che possono essere utili a un'utenza di studenti, studiosi e docenti che ricercano nell'ambito proprio della teologia, delle scienze umane e di tutte le materie che abbiamo detto. Parte integrante della biblioteca e del suo grande patrimonio sono i fondi bibliografici. Infatti, la biblioteca è stata arricchita nel corso del tempo anche da una serie di lasciti e importanti donazioni, a partire da quella di Monsignor Pietro Marcataio, a quella del Cardinale Pappalardo stesso, e poi gli importanti fondi, Fondo Santino Caramella, carattere prevalentemente filosofico-letterario, il Fondo Benedetto Rocco, di carattere soprattutto biblico, filologico, ma anche archeologico, il Fondo Massaro Tusa, filosofico, filologico, soprattutto classico, e il Fondo Rosario Laduca, un fondo molto importante perché è un fondo appartenente allo studio, uno studioso importante della nostra città. Una importanza speciale riveste il fondo antico, denominato Fondo Santa Barbara perché trova la sua collocazione nell'antica cappella di Santa Barbara. Questo fondo accoglie circa 12.000 esemplari,
tra incunaboli, cinquecentine, edizioni del 600 e del 700. Soprattutto queste ultime costituiscono il nervo, la parte più cospicua del fondo. Tra gli incunaboli però vi sono davvero delle vere rarità, dei pezzi unici. Non sono numerosi, ma sono sicuramente alcune fra le edizioni più preziose che possediamo. Uno degli esemplari più interessanti e più preziosi è il Tractatus de Modo Studendi. Si tratta di un incunabolo, quindi siamo alla fine del 400, ed è un vero e proprio volume miscellaneo. L'argomento è grammaticale, non è un unico testo, ma è una selezione, una raccolta di piccoli testi grammaticali annotati, già rari singolarmente, ancor più rari relegati insieme. Siamo nell'anno dantesco. E dunque il momento più opportuno per ricordare l'importanza di uno degli esemplari più interessanti e più preziosi che possediamo nel fondo antico della biblioteca della facoltà. Il commento di Cristoforo Landino Fiorentino sopra la commedia di Dante Alighieri. Il commento che Cristoforo Landino, un intellettuale di area neoplatonica della Firenze Medicea, scrive proprio sulla Divina Commedia. Cristoforo Landino nel suo commento difende l'importanza di Dante come poeta in lingua volgare, quindi sostiene l'importanza della Divina Commedia e fa anche delle lectiones, delle letture e delle pubbliche della Divina Commedia. Ma la cosa più interessante di questo esemplare, che è un incunabolo, non è solo il commento che ne fa il Cristoforo Landino, ma sono anche le sue caratteristiche. Essendo un incunabolo, condivide con gli antichi manoscritti alcune peculiarità, per esempio i capilettere amignati, questa è la N di nel mezzo del cammin di nostra vita, quindi l'inizio, l'avvio, l'abbrivio. La N dunque viene miniata proprio come un antico manoscritto. E poi un altro elemento molto interessante è l'inserimento dell'aspetto artistico, dell'aspetto iconografico, diremmo, cioè ci sono delle incisioni realizzate da Baccio Baldini sul modello dei disegni che realizzò Sandro Botticelli, il grande pittore fiorentino, proprio per la Divina Commedia. Ogni esemplare, ce ne sono 128 in tutto il mondo, quindi ogni esemplare di questo incunabolo ha alcune caratteristiche peculiari. Quindi non tutte hanno tutte le incisioni e tutti i capilettere amignati. Per esempio, alcuni elementi rimangono vuoti, cioè laddove ci si aspetterebbe un'iniziale miniata, invece non l'abbiamo, abbiamo invece una piccola lettera per indicare al miniatore di inserire un capolettera che poi invece non si inserì più. È molto interessante poi l'aspetto del rapporto tra le incisioni e il lavoro del Botticelli. Qui abbiamo l'incisione che rappresenta Dante che esce dalla selva oscura, incontra le tre fiere da cui viene terrorizzato e poi avviene l'incontro con Virgilio. Questa seconda incisione li vede insieme, che si avviano verso l'imboccatura dell'inferno, e tutti e due guardano verso questa piccola immagine di Beatrice quando Virgilio racconta di averla incontrata. Lei gli era apparsa per parlargli proprio di Dante e suggerirgli e chiedergli di accompagnarlo nel regno dell'oltretomba, nell'inferno. L'interesse di queste incisioni è veramente straordinario per il rapporto tra l'aspetto letterario, l'aspetto storico-artistico, l'aspetto anche della cultura del tempo. Il rapporto un po' misterioso tra Botticelli e l'ispirazione che ne prese Baccio Baldini e la letteratura di Dante è davvero un elemento, un contesto che sarebbe molto interessante indagare e su cui bisognerebbe soffermarsi, ma questa è un'altra storia.